soffri quanto per la mia vita. Ma che cos'è? È il circo, se non stai buono ti faccio portare via da quei zingari. Sigo, Rom, sigo, hai vinta! Zor! Sigo! Ma di che la Perugia la peschi? Il plasta già la pesca, se tu na camema, na mochema per gli agro, di che a che ne butti le chiave, che marena catribo. But. Io pari dire te riposita, poi te pari la Omar o Vicerella, o caja ne veninglan, e io locos, sorelle. Y la jali la rodescri, y la yaca di pirescra, jalosi de la termichai. Hop! Hop! Chiudete, state più stretti! Morello! Hop! Rispettabile! Ecco stasse pubblico! Il circo! È arrivati più se vuoi! E per uno dei più grandi spettacoli! Da questa parte abbiamo l'uomo del posto completamente civilizzato! Poi abbiamo i nani, i buffoni più buffoni del mondo! Abbiamo la donna forsuta, nonché la detrice! Nessun uomo la può operare tanto sua forza! Tutti i più grandi circhi del mondo lavorano per curare Marino! Avanti signori, prego, accomodatevi! Lo spettacolo delle meraviglie va a cominciare! Avanti. Mai visto prima al mondo un fusto di cannone che pesa 5 quintali, che opera dall'alto sulla schiena di Robur. Esercizio pericolosissimo. Osservate, gentil pubblico, lo sforzo che fanno questi due esseri umani nel sollevare il fusto del cannone. Piano, piano, mi raccomando. La forza di 10 uomini in più la spasa di 5 cavalli. Forse non sarebbero sufficienti per stare col peso. Attenzione, prego il pubblico di conservare il massimo silenzio. Al mio comando, diavolo salterà sulla pascula. E speriamo che Dio ci esista. Pronto, diavolo? Vai! Eccessivamente! Ma diavolo io! Faccio anch'io il numero del cannone! Ma cosa vuole il nostro capolista? Sei pronto? Pronto! Sei pronto? Pronto! Prontissimo! Prontissimo! Leggimi un po' questa. La mia testa!
sono pregato di non uscire. Il dottore Aramis ha osato sfidare la donna Ercole, Miss Matilde. Metti in palio 10 soldi a chi sfida la nostra campionessa, Matilde! Vengo io! Cosa vuoi fare? Sta zitto te! C'è nessuno? Ripetiamo! 10 soldi pagati in contanti! Ho detto che vengo io! Non te lo permetterò mai! Saluto! Una signora, si rende conto del pericolo? Può essere una lotta mortale! Incontro eccezionale! Miss Tarzan sfida Matilde! Vai, maestro! Vi presento seguace di seta indiana Calihor Fakiro Purma. In suo terribile esperimento, Fakiro Burman sarà sepolto in questa bara di vetro, sigillata, a profondità di 1,5 metri, e resterà per 40 giorni senza mangiare, senza bere e senza respirare, in fondo di terra, sepolto vivo. Solo fra 40 giorni noi apriremo sua tomba. Chiudere, prego. A Fakiro Burman e il suo sovrumano esperimento, buona fortuna! Un'altra grande meraviglia, una vera sirena! La sirena Nettunia, pescata nei mari del nord! Il nostro piccolo nanetto Adriano ne è pazzamente innamorato, ma essa non ne vuole sapere perché, come tutti i pesci, ha il sangue freddo! Nettunia, capisci? Andacac, Arendi! Buon appetito! Un fenomeno rarissimo! I due fratelli siamesi, Jim e Joe! Prego, fate vedere al pubblico! Osservate, signori, come la natura ha legato la vita e la morte queste due creature! Prego, fai il giro! I due fratelli siamesi... Ti vedi bene, bambino? Ti piace? Belli, eh? Gino. Sono l'aperitina! Sì, tu sei l'aperitina e voli tutto intorno così! Volo, volo, su, su! Volo, volo, su, su! Ma intorno! Ma ti vuoi volare attorno? A me no, che a me non è pesciolino! Adesso me lo mangio fritto! Portati nella padella! Questo chiodo di nuvole! Manoli!
andiamo. Ma io non sono qui per lavorare. Ma non mi faccio invadiare, se no ce lo chiedo una cosa. Ma non che vai indietro, lì! In modo brusco. I pagliacci non mi avevano fatto ridere, al contrario, mi avevano spaventato. Quei volti di gesso dall'espressione indecifrabile, quelle maschere stravolte da vinazzati, le urla, le risate folli, i loro scherzi assurdi, atroci, mi ricordavano altre figure strambe e inquietanti che vivono e si agitano in ogni città di provincia. Giovannone, per esempio, un vagabondo sgraziato e giocoso che corteggiava a modo suo le contadine. Rotburg, c'è una totaime! Le contadine fingevano di arrabbiarsi, in verità si divertivano a sentire le innocenti zozzerie di Giovannone. Adesso di me, Brotman, non ci sono! Non c'è peco! Poi c'era una monaca nana, sarà stata alta 30 centimetri. Parlava sempre da sola, aveva una gran fretta, diceva che doveva fare tutto lei perché i santi si fidavano soltanto di lei. Stava un po' al convento e un po' al manicomio. Grazie! Ti vengo un colpo a te e a me che ti scusi. Cuc ciupesse qua. Fa sassa nera. A botte in te posso. E restate di sorte. Il mutilato della grande guerra, altro personaggio pauroso. Stava sempre sul lungomare, accompagnato da Zig Zag in divisa d'ardito e dalla signora Ines, che sapeva tutti i discorsi del duce a memoria. Se per l'Inghilterra il Mediterraneo è una scorciatoia, per noi italiani è la vita! I vetturini della stazione,
Litigavano sempre. Bella, un'austriaca, sono de me grande hotel, tutta la notte, libe. La lascia in marina, la porta via nella la porta a te, Cesco. Ma me, ma corvi, gli acto, vigliac! Insulti, bestemmie da far sprofondare la città, scazzottate, frustate, finché arrivava Cotechino, il capo stazione. Basta, vagabondi! Ma dove credete di essere? In piazza? Come ti chiami? Ti denuncia le competenze di autorità! Mascalzone! Marabitetto stucco! Come ti chiami? Ti mando in galera! Ti mando in galera a tutti! Ti conosco, conosco il tuo papà! Ti mando in galera! Vi rovino per tutta la vita! Ti denuncio alle competenti autorità! Poi c'era giudizio. Nelle interminabili partite di biliardo segnava i punti. Farfugliava un po', non si capiva bene quello che diceva. Ma era un buon disgraziato, un tipo tranquillo. Cos'è che ha detto? Zec, champagne. Signora, ce l'abbiamo mica lo champagne. Ma che l'abbiamo finito? Mi dispiace, però abbiamo del cognac. Sì, hanno cognac, Lipst. Haben Sie keinen französischen? No, abbiamo solo questa qui, ma è buona. Buonasera.
la bionda, ne sting me a pulire. Ecco dove l'ho vista, l'anno scorso al porto, in costume da bagno. Sì, te hai visto questa maletta in costume da bagno. Ma dai, cosa fai, tocca a me, uè. Oh, sto zittino, bambino, cosa che hai già fatto 4 punti. Un tipo tranquillo, dicevamo, di giudizio. La botta da matto lo prendeva all'improvviso, il giorno dopo che aveva visto un film di guerra. Allora si metteva in divisa, usciva dalla sua bottega di sellaio, strisciava contro i muri, credeva di essere in guerra. La bomba! La bomba! Chi è? Qui è giudizio! Giudizio? E... dai, su, su, vai, vai! Giudizio, vai. Non c'è freddo, va a chiesa, va! Dai, va là, no, metto la merda, tira via! A dove? Te uno, te due! A fa spaghettotto, adesso la signora... Lasciatelo stare, un disgraziato! Dai, che c'è gli austriaci! Alla carica! E tiraia! Pa, 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 pa. Dai, giudizio. Non fare il patacca, vieni a bere un bicchiere di vino. Ah, la bandiera. I clan di Olaura di quando ero bambino, dove sono adesso? Esistono ancora quella comicità violenta che dava sgomento, quel grande chiasso esilarante. Sì. Quel grande chiasso esilarante e spasmodico può ancora divertire. Certo, il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più. I teatri trasformati in piste. I teatri trasformati in piste. Non ho mica capito, sai, una frase. Gli scenari luminosi e ingenui, la credulità infantile del pubblico non esistono più. Restano delle tracce sottili e struggenti negli attuali circhi ed è questa la nostra ricerca. Allora, Gasparino, tu puoi partire stasera stessa. Mi porto un po' di chiodi, un po' di tavole, lampade, e c'ho tutto. Ma è vero che andiamo pure a Parigi. Vi presento la mia piccola troupe. Bastante. Gasparino è il capo macchinista. Allora, dottore, io posso partire. Ho già messo tutto nelle ceste, beh. Ciao, ma. Questo è Alvaro, il fonico, con sua mamma, sarta e parrucchiera. Ho scritto tutto. Maya è la nostra segretaria di edizione. E questo giovanotto è il nostro operatore. Si chiama Roy, è inglese. Decidemmo di cominciare la nostra inchiesta sui clown con la visita ad uno dei più grandi circhi italiani, quello di Liana, Rinaldo e Nandino Orfei. Mossa, vedevo da vicino, a me quella mi fa morire. Divertimento! Give me some light. Yeah. Piano, piano, un po' piano, veramente? Ciao, guarda il momento della scena. C'è bello, bellissimo. Un applauso alla bella mazzola della famiglia Orfei, che questa sera è stata più brava di sempre. E ora, per la gioia dei piccini, anche dei grandi, attento il chinetto, in una loro novità, un'estrata.
tutto il mondo ci invidiano e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Padova è l'unica domatrice al mondo che lavora con 15 elefanti femmine. Anita! Ce l'hai, incubatore di elefanti. Ehi, Federico! Lei, lei! Ma che fai qua? Voglio comprare un pantera. Una pantera? Tenere il mio casa. Ma devi comprare anche un domatore, sa? Perché è pericoloso. Ma mi piace. Siamo qua. Mi hanno detto il signor Fellini che lei voleva sapere le ferite che ho riportato nella mia carriera di domatore. Io gliele dico subito. Brava, dunque, finalmente. 280 questi punti in tutto il corpo. Oh, prego. Io questa sera... Muscoli intercostali, via. Che si fa? Ascella bucata, testa cucita, cordone leso, spina dorsale lesa, scapola bucata, pleura aperta, muscolo... L'ho tirato fuori tre volte dalla gabbia, anzi, quattro volte. La prossima volta ce lo lascio, sembrava un hamburger, sembrava. Così pochi? Ma è vero, il fondatore del Circo Fè era un buonasera. Prete. Il vecchio pagliaccio dice buon appetito alla bella compagnia. Hai detto tutto? Come va la gamba, Nando? Fai capricci, ci devo fare gli impacchi. Sì, ma Squarzoni, falli con l'acqua, non col vino. Non sono mica sicuro che siano meglio. Ma grazie, no, signora. Vino è molto meglio. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Invitava gli amici a pranzo e presentava il conto oggi dopo. Che il numero dei clown sia corto. Bisogna far ridere in 10 minuti. Dai, moccala, dai, non dai. Ma quante volte mi sono sentito dire... No, Tigri non deve mangiare prima al lavoro. Anch'io ho debuttato come Nandino. Clown. Me non vado a spese. Avevo 4 anni e mezzo e mi chiamavano Pagnotta. Ma no, guardi, quella comicità lì ormai è superata. Oggi il clown moderno deve far ridere sempre. Bravi, tra spagnoli e italiani, tra italiani e spagnoli. Mio papà, lui faceva morire di ridere. No, gli elefanti. Elefanti, lui sempre pensierosi. Ma merci. Ammaestramento notturno di una giovane tigre arrivata da poco al circo. C'è un'atmosfera tesa. Per favore, silenzio in fondo, state zitti. Uno dei fratelli Orfei ha tra le mani un fucile carico, pronto di intervenire in caso di pericolo. Auf, Mausi. Batte la coda. Il domatore grida i suoi comandi in lingua tedesca. Ci dicono che è l'unica lingua umana che le belve capiscono. Si nervosisce l'animale. Senta, l'Augusto di serata è il pagliaccio che distrae il pubblico mentre si montano le gabbie, vero? Ma perché si chiamano così? Chi è che ha inventato questo personaggio? Ma dicono, verso la fine del secolo scorso c'era un inserviente così buffo e sgraziato che faceva ridere tutti, si chiamava Augusto. Ma il primo vero grande clown, quello che proprio, diciamo così, ha creato il personaggio dell'Augusto è stato un francese, Jean Guillon. La sua storia è molto bella, un artista di prim'ordine. Riusciva a coprirsi il naso con il labbro inferiore, così. Ma beveva, beveva sempre. E finì alcolizzato. Finì in un letto d'ospedale, abbandonato, dimenticato da tutti. Una volta venne a sapere che erano arrivati in città al Nouveau Cirque Futit e Chocolat, i due famosi clown. Lui non li aveva mai visti. Riuscì a scappare dall'ospedale e corse al circo.
Il est mort. Siamo venuti a Parigi, la città che ha fatto del circo un vero spettacolo d'arte. Qui sono nati il Cirque d'Hiver, il Nouveau Cirque, il Medrano. Ed è in questa città che i clown di talento sono diventati celebri e hanno avuto la loro consacrazione. Siamo al Café Curieux, un caffè del quartiere della Halle, i mercati generali di Parigi. Il proprietario, un vecchio marinaio, vi ha raccolto i ricordi dei suoi viaggi in tutto il mondo. Stiamo aspettando Tristan Remy, il più grande storico vivente del circo. Alcuni dei più importanti clown bianchi sono qui ad aspettarlo con noi. La differenza Amaya, tra il clown bianco e il tipo di pagliaccio che si chiama è la seguente. Giacomo Leopardi. Per clown bianco si intende il clown col cappello pan di zucchero. Ah, ecco Tristan Remy, ce la dirà lui la definizione esatta del clown bianco. Vi presento intanto i nostri ospiti. Alex, 73 anni, è il tipico clown bianco autoritario. Nino, clown bianco, aggraziato e gentile nello stile di François Fratellini. Ludo è l'unico clown bianco nano. Maïs sta mostrando un vero cimelio, uno dei favolosi abiti che indossava Antonet. Allora, Tristan, dis-moi, t'es encore velu pour nous descendre en flamme. Ah, d'autres, mais tout quoi? Eh bien, messieurs. Ok, t'es plus bas. Et surtout, vous passez pas. Alors, vous mangez ou mangez pas? Ah oui, bien sûr. C'est pas trop tôt. Moi, je crève la dalle. Stai attento con quella pancia alle mie foto. Aïe! Vous savez, Tristan, on était en train de parler sur ce que vous avez écrit sur Antonet. Si entra subito in argomento, si parla di Antonet, forse il più celebre dei clown bianchi. Nasce subito una violenta discussione perché Remy sostiene che con Antonet il clown bianco ha cessato il suo ruolo anche comico per diventare soltanto un personaggio autoritario che grida, s'arrabbia e maltratta l'Augusto. Una specie insomma di direttore di pista sospettoso e collerico. Ma Alex, Nino e Maïs sostengono invece che Antonet faceva anche ridere. Anzi, secondo loro, era un cascatore comico ineguagliato. Remy sghignazza e dice che non ha mai visto Antonet fare una sola caduta in tutta la sua carriera. Un peu de farine. Encore un petit peu de farine. Et je bats, je bats, je mélange. Un peu d'eau. Idiot sang. Mesdames, messieurs, le gâteau le plus exquis qui soit, le plus fabuleux. Voilà maintenant. Quel départ. Je vous remercie, monsieur. Oh, alors toi, espèce de face de tarte, on va bien voir maintenant de quoi tu es capable de faire. Où vas-tu? J'ai besoin du chopin de chaîne, monsieur. Monsieur, je décline toute responsabilité. C'est un idiot qui ne sait rien faire. Et je m'étonne qu'on le fasse entrer ici tous les soirs. Ah, ben monsieur, vous en avez de la confiance. Je vais préparer le gâteau le plus fétide de parfum qui existe. Celui qui l'aura mangé ne bougera plus. Je prends tout d'abord l'enfant prématuré du poulet. Aïe! Vois-tu de ça? Espèce d'imbécile! Tu as abîmé mon chapeau! Ah, je vais faire les gâteaux avec ta tête! Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Tu es en train de faire ton numéro. Oh, pas blague. Et pas blague, Ludo, pas blague. Pas parle blague. Vos discussions, vos paroles sont belles. Et que faites-vous des nains clones? Ludo, enfin. Des nains, je dis, qu'en faites-vous, mon cher ami? Vous, monsieur Rémy, qui avez fait des livres sur les clones. Oui, oui. Avez-vous fait des livres sur les nains clones? Mais comment aurais-je pu en écrire un?
Calmato il nanetto scoppia subito un'altra controversia. Chi sono i sarti dei favolosi costumi dei clown bianchi? Alex e Nino dicono che sono sempre stati le mogli degli stessi clown. Rémy sostiene invece che venivano disegnati e realizzati da sarti famosi. I clown bianchi gareggiavano infatti fra loro per superarsi con lo sfarzo dei propri costumi. E a un certo punto Rémy mi domandò: ma perché lei vuol fare un film sul clown? Il mondo del circo non esiste più, i veri clown sono tutti scomparsi, perduti. Il circo non ha più nessun significato nell'attuale società. E aggiunse che era giusto che dovesse finire così. Il Cirque di Berry, insieme al Medrano, è uno dei due circhi di Parigi costruiti in muratura. Il Medrano è stato trasformato in una grossa birreria bavarese. Il Cirque di Berry invece agisce ancora, ma solamente 3 giorni alla settimana. Nelle foto della Belle Époque, il Cirque di Berry appariva più grande, sfavillante, di luci, di donne eleganti. Ora ci sembra diventato più piccolo, un circhetto. Il suo pubblico è composto quasi esclusivamente di bambini. Anche qui c'è un'atmosfera di festa finita, di spettacolo fuori moda. Dice Messie, guarda che facce buffe. Ma io le do. Certo, uno 9.000. Ci deve nascere. E poi gli italiani che hanno demandato di vedere Monsieur Bouglione? Sono desolato, ma è troppo occupato. Può donarvi soltanto 5 minuti. Maya, per favore, leggi la nota su Bouglione. Il Cirque di Berry agisce ancora. Ma no, quella l'hai già letta prima. Bouglione, ex domatore, autoritario, è l'ultimo rappresentante della razza dei padroni del circo secondo la tradizione. Sta assistendo all'esibizione di 2 giovani clown che sperano in una scrittura. E maintenant, vous allez voir une éclipse totale de soleil. Voilà. Maintenant, monsieur, il doit s'en aller, je vous en prie. Je vous en prie. Si chiama Baptiste, è medico, psichiatra, e in una casa di cura per malati mentali ha cominciato a organizzare i primi spettacoli. Lei è la figlia di Chaplin. Sta zitto, non vuol farlo sapere. Oggi il suo sogno è quello di girare la Francia con un circo, rinnovando le cosiddette entrée clownesche tradizionali. Bravissimo, che bravo, meraviglioso. La ragazza che con lui è la figlia di Charlie Chaplin. Avec une seule corne. L'assistance publique. Ah oui, voilà l'assistance publique. Il faut donner du lait aux enfants pauvres. Qui a bu le lait de l'assistance publique? Leggi la nota sul capitano Hook.
Sì. Basta vedere che adesso non la trovo. Sbrigati, Maya. Janouk ha 93 anni, è il più vecchio direttore del circo del mondo. Ha scoperto i maggiori talenti circensi, tra cui Bario e Dario. Ha diretto per 35 anni il circo di Amiens e la città di Amiens lo ha invitato domenica prossima per farlo cittadino onorario. Bravissima. Oh, va, sempre a prendere in giro. Mais oui, è ospite del nostro pensionato da 4 anni. On peut entrer? Bonjour, monsieur Hook. Enfin! Voyez, il s'est fait tout beau pour vous, hein? Il a mis sa belle chemise, son beau foulard. Devo pregarvi di non trattenervi troppo, perché non sto... Lei parla italiano, signor Hook? Sto facendo una piccola inchiesta sui clown. Lei è stato per tanti anni direttore di grandi circhi. La prima volta nel 1900. E signori, vogliono sapere l'opinione sui clown. I clown più famosi che hanno lavorato con lei, chi? Non mi ricordo. Il vecchio Hook qualche volta non si ricorda. Non è vero, si ricorda di tutto, non parla d'altro. Parla sempre di questo, lui. Vuol comprare le vecchie hall e fare il circo dell'avvenire, con domatori e cantanti. Canterà Beniamino Gigli e Tito Schippa. E canterà anche lei? Io no, ma potrei cantare. Mia picciola, mi vieni a lumare nella mia bocca in mezzo agli fiori la bianca luna. Questo è il re di Svezia, Laurel & Hardy, Beniamino Gigli e Grock. All my friends, todos amigos de moi. Siamo in casa di Charlie Ribelli, celebre Augusto spagnolo, ha 74 anni. Charlie Ribelli e Grock sono i soli clown che hanno fatto fortuna. È stato ricevuto presso le corti di tutti i re d'Europa. Ha poi creato un tipo di Augusto grottesco con una maglia rossa. Maya. Prendilo dall'altra parte, pupazzetto, dalla testa. Ha poi creato un tipo di Augusto grottesco con una lunga maglia rossa, trovando l'ispirazione nell'osservazione del comportamento dei bambini. J'adore la musique espagnole. Mais oui, entrez. Parce que je suis né dans un petit village d'Espagne, tu te rappelles? Vous savez, monsieur Fellini, io sono nato su una pubblica plaza. Mamma ha avuto i suoi dolori mentre danzava sur le fil de fer. Funambule, vous savez? Pardon. E quando avevo sei anni, io subito stato bravo a marciare sur le fil de fer. E mio padre mi ha detto, ma è naturale che tu sai marciare sur le fil, parce que tu lo facevi déjà quando tu eri nel ventre di tua madre. Eh sì, il circo in Spagna va ancora muy bien. Lo giocano sempre in la Plaza del Toro. Bambino, hai visto una cosa terribile. Un trapezista muy bravo, lui faceva il suo numero con un ballon che volava nel cielo. E il trapezista, attaccato al ballon, un cavo di acciaio gli ha tagliato la gamba. E tutta la sangue cadeva come pioggia sul pubblico. Ma che se deve ridere? A vostra santé. Santé. Prosit. Salute. Ah, salute. Il governo dovrebbe aprire una scuola per clown, dove io insegno come rompere piatti, come rotolare portiera, come dare la schiaffa. Perché tu credi facile dare una schiaffa? È molto complicato. Oh, necessitan los maestros per la schiaffa, signorita. Non le digerisco proprio. Vediamo. Caruccio. Che forza! Questo giovane signore è Pierre Hertet, regista e attore di cinema.
ha sposato Annie Fratellini, figlia di Gustave Fratellini, figlio di Paul Fratellini, Annie, uno dei tre celebri fratelli che nel periodo che intercorre fra le due guerre ebbero un successo non comparabile a nessun altro. Pierre Té ha un piccolo film girato nel 1924 sui fratellini e cortesemente ci ha invitato a casa sua per vederlo. Non, madame, l'Arc de Triomphe n'est pas dans ce quartier. Nella grossa cassa di papà Gustave c'è una speciale macchina da proiezione perché il film è stato girato in un particolare formato ridotto. Quand même tu comprends, je suis un peu inquiet. Comment dit-on? Sono inquietato. Ma pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que... Il faudrait l'aider. Non, non, laisse-le faire, il aime ça. Ho paura che tu vai a dire in tuo film che il clown è disparuto. Oui, ma non essere inquietato. No, no, signor Fellini, il clown non è disparuto. E che la gente non sa più ridere. Ma tutto il mondo avrebbe la necessità di ridere ancora con il clown. Voilà, quello a destra c'è Paul Fratellini, mon père. E gli altri sono gli zii, Albert e François. Ancora due minuti, monsieur Fellini, siamo pronti. Tutta questa gente era la troupe del circo Fratellini? Oui, c'est toute la famille. Una sola famiglia? Alvaro. Je crois qu'on sait, c'est un équilibre. Le vache, tu me suffis. Si male? Mi dispiace. Ça, c'est la casquette d'Albert. Mais non, signora, il vaut mieux la mettre comme ça. Vous ne trouvez pas? Voilà. Signor Gustavo, e questi? Anche questi c'est sono mon père, avec les rois d'Espagne. Non, tout le monde a sa place, on commence. C'est un document très très rare. Séance de spiritisme. Vous savez, c'est une des entrées les moins connues de Fratellini. Hey, j'ai rotto la pellicola. Arrête. Allume, Pierre, allume. Mi dispiace che non posso esservi d'aiuto perché io non me ne intendo. Senti, Annie, come si chiama questo strumento? E questo è François che l'ha inventato, sì? Vero? Come sa? Un bel suono. Gagliardo. Ti piace? Scusi, questa pareglia come me, vecchietta. Sì, però non sono che mi dà un po' di fastidio a Luigi. Oppa. Tu sai, Frédéric? Ma Pierre, il y a quelque chose qui va pas, toi. Si, Pierre. Arrivate, j'ai du sort. Je voulais dire éteint. Ça brûle. Oh, là, encore. Pierre. Ma non se la prenda. Tanto abbiamo tempo. Ma poi siamo venuti qui per... Oh, ma poi ça n'est jamais arrivé. Infine rinunciamo a vedere il film. In compenso, Annie ci mostrò un vecchio album di disegni fatti da uno spettatore fanatico ammiratore dei Fratellini. Lei è un accidente. Un incidente. Albert ha oublié de mettre sa perruque en bois. Dice così che una sera si è dimenticato di mettere la parrucca di legno. Lâche lui a coupé la tête. E Paul con Lâche gli ha spaccato la testa. Ça c'est le jeu de chapeau. Mio papà lo facevo, e moi aussi. Il tipo d'Augusto che ha inventato Alberto era di derivazione inglese. Anglais. E il clown bianco che faceva François era come Antonet, simile ad Antonet. Ma il zio François era del tutto differente, ballerino, gentile. Ah, oh, la suite. C'est joli, ça. C'est joli. Vous permettez? Ça, c'était la musique de l'entrée peut-être la plus amusante. Les musiciens. Du Schubert joué par les Fratellini. Annie e papà Gustave ci parlarono a lungo di Paul, Albert e François, della loro straordinaria bontà. Davano spesso spettacolo per beneficenza anche fuori del circo, nelle trincee, nei manicomi, negli ospedali. Yeah.
portiere. Si nascondono nella periferia più lontana, nelle casette del centro, questi vecchi personaggi esclusi ormai dalla pista. La città non sa di essere abitata da questi bizzarri fantasmi. Oui. C'est moi. È lui. Mademoiselle, un con il pasto, messie là. Grazie, grazie, abbiamo trovato. Ghignosa. Scusatemi un momento. Buongiorno, monsieur Loriot. Devo accambiarmi alle piani superiori. Conosco bene Roma. Ci scusi questa invasione. Ma è proprio come la vuoi. Lina. Mi fa venire in mente un... Ero ricevuto dal papà Pio X. Monsieur Loriot, guardi qui nella macchina. Guardi mentre faccio le presentazioni. La mia segretaria. Mon cameraman. Adesso vado a farvi sentire un mio vecchio disco. Sì, ma a leggi la biografia di Pier Loriot, guardando in macchina. Sta attenta, che ti ha scattato un foglio intero. E Zor Basò ha 85 anni, 68 anni di mestiere. Ha cominciato come Augusto col nome di Boudin. Ha lavorato 28 anni al Cirque d'Hiver come Augusto di serata. E tutti i più grandi clown della storia del circo, Bariot, Porto, Rum, Mimil, Zavatta, lo hanno avuto come compagno di lavoro. Ancora oggi, se capita l'occasione, fa qualche serata nei circhi di provincia. Tutte le mattine fa un giro di un paio d'ore in bicicletta. Ma a Roma nessuno rideva. Sono andata dal direttore per domandare che succede e lui mi dice molto bene, ma io dico nessuno ride. Ah, dice, non ridono mai. No, mai. Io ho preso il mio piccolo album di mie foto. Ecco il professor Tournesol del film Tintin, Mystère de la Toison d'Or. Sono io che ho creato il carattere. Ah, tiens, Rome, che grande artista, un vero creatore, il migliore di tutti i clown. E qui sono con la mia moglie, dopo la guerra del 14. Ah, è sua moglie? Sì, è mia moglie, era mia moglie. Non c'è più, poverina. E sì, siamo stati insieme 53 anni. C'est pas un jour. Eh oui, voi mi permette di brindare al suo ricordo, a son délicat souvenir. E poi ça c'est une silhouette. La silhouette des pom-pom. Guarda, ma anche quello lì è un circo. Sì, è il Medrano. Ma adesso è trasformato in una birreria. Anger Chardes, eh? Go slower, please. Allez, moins vite. Moins vite, s'il vous plaît. Lei ha conosciuto un clown che si chiamava Rum? Quoi? Vous allez au cirque? Vous aimez le cirque? Oh, eh bien, monsieur, si vous croyez que j'ai le temps d'aller au cirque, oh, j'ai autre chose à faire, moi, mon vieux. Le cirque, tu parles. Buongiorno. Ho tanto piacere di vederla. Buongiorno, signora. Posso parlare italiano? Come sta il signor Bariot? Venite, prego. Bariot, un altro nome famoso nella storia del circo francese. Il suo vero nome è Manrico Meschi. Partì da Livorno con i suoi fratelli 70 anni fa e non c'è più tornato. Tristan Remy ci dice che Bariot ha inventato un tipo d'Augusto molto simpatico che piaceva a tutti. Un clochard ubriacone, infantile e chiassoso. Originalité, bien qu'il ne faille pas oublier le modèle anglo-saxon du vagabond, du tramp. Pour sa part. Caro signor Fellini, non c'è niente da fare, non vuole scendere. Sa vedere di italiani, lui manca di 40 anni da Italia e si commuove. Vuoi provare tu, Tristan? Forse lui viene. Bien sûr, Tristan, bien sûr. Di lui che ne peut pas faire ça. Senta, signora Bario, non ha mica delle fotografie, un album di fotografie? Di che? Fotografie di quando lavoravate insieme, fotografie del circo. Se lì sopra abbiamo di foto. Grazie, me le fa vedere? Voilà. Questi sono i vostri figli, oui, vero? Questo è Nello e questo è Dove sono moglie. Adesso? Sono a Lille. Questo è Bariot. Sì, sì, lo conosco. Conosce. E questa bambina chi è? Una nipotina? Questo sono io, da bambina aveva il numero con cane. Mi scusi la domanda un po' sciocca. Vi è dispiaciuto lasciare il circo? Voglio dire, avete nostalgia di quella vita?
Ma si ha sempre nostalgia di passato, di gioventù, e quello di noi è stato bello, era una bella vita. Siamo nati dentro al circo, sì, la nostalgia è molto grande. Tu non mi ha parlato alla signorina? Mai! Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti il lettino io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista, non mangio più. Signorina, dal giorno... ma se non c'è niente da mangiare? Cretino, ripeti il lettino io, non bevo più. Eh? Ovvia! Continua, signorina, per poi non dormo più. Ma me ne fa dire di baggianate. Ma le donne si conquistano così. Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi. Ma che tu mi racconti? Ma gli è romantico. Io vo' morire per una grulla così che neanche la Rinascente la prenderebbero. Mi metta a sedere perché mi sento molto stanco. Ma prego, prego, si accomodi. Senta, lei ha insistito. Sì. Di farmi l'intervista qui a casa. È vero. Ma a me mi fa male al cuore parlare del circo, perché il circo, e lo voglio dire, è stato tutta la mia vita. Ho cominciato con i miei fratelli, uno, a quell'altro non gli piaceva, e ci ho passato 60 anni, e poi sono venuto a casa. E ora com'è la sua vita? La mia vita è tranquilla. Ascolto spesso e volentieri, giorno e notte, l'Italia, perché l'Italia non la posso dimenticare. E mi scusi, e come passa il suo tempo adesso? Durante la giornata do da mangiare al canarino e poi la mia moglie e la vita tranquilla cerco di dimenticare, ma il circo non lo posso più dimenticare, davvero. Grazie di vostra signora, visita. Tanti auguri, signora, arrivederci. Porello mi ha fatto, bene, usato tu, nacciante brutta vecchiaia. Buona fortuna. Ma il più grande di tutti i clowns era Rome. Il était différent. E ancora una volta Remy mi parlava di Rome, un clown diverso da tutti gli altri, per la sobrietà del suo trucco, il suo talento di creatore. Mi raccontava episodi della sua vita infelice. Beveva perché le donne non gli volevano bene e quando era ubriaco inventava le sue gag più comiche. È morto che era ancora giovane e per seppellirlo hanno dovuto fare una colletta. La curiosità di conoscere più da vicino questo grande clown ci ha portato qui, nel palazzo della televisione francese, per vedere un raro reperto, un breve filmetto dove appare Room. L'ambiente vasto, un po' cimiteriale, ci sembra riassumere il tono di ricerca di un mondo perduto, quell'atmosfera di viaggio in un'altra dimensione che ci ha fatto percorrere una strana Parigi. Il pognon qu'on me doit, qui c'est qui me le remboursera? Bonjour, madame. Où allez-vous? Madame Klosinski. Eh, Adélaïde! Mais où doit-on aller? Par là. Merci. C'est vous, monsieur Bellini? Fellini, mi chiamo Fellini. Bon, c'est vous qui avez demandé de voir le 435 A série 12? Credo, je crois, oui. La direction vous a accordé l'autorisation pour une projection. Merci. Entrez, je vous en prie. Vous pouvez regarder d'où vous êtes. Ma è muto, je veux dire, c'est muet? Mais oui, toute la série 12 est muette. No, ma questo qui non è Room, si è sbagliato. Celui-ci, ce n'est pas Room, madame. Ça, c'est le 435A. Ah, eccolo, ecco, questo è Room, sì.
Ma è tutto qui? C'est fini, madame? Évidemment. Provavo un lieve disagio, come per un'impresa fallita. Il senso di un viaggio che non ci ha portato a nessuna meta. Forse ha ragione Tristan Remy. Forse il clown è definitivamente morto. Ma cos'è successo? Morto. Oh, poveretto! Allegria! Ma perché dici allegria? Non sai chi è morto? Chi è morto? È morto Fischietto! È morto Fischietto? Sì, morto cadavere! Proprio adesso che dovevamo fare la partitina povera! Ah, bravo! Il dolore tuo rinfresca il piede mio! Dovevo ammazzarlo io, invece è morto per conto suo! C'è un morto, un po' di rischio. Ho portato la birra! La birra! Ho portato la birra! C'è birra per tutti! Alto là! Viva là! Come va? Ma cosa succede qua? Signor direttore! Chi ti ha fatto entrare? Mi scappello! Oh, insomma, basta! Non sapete che c'è stata una disgrazia? Il povero signor Fischietto è morto! Basta! Abbiate almeno un po' di rispetto per il dolore di una povera vedova! Ma come mi sta bene il nero? Mi disegna le forme, beh! Da questa parte. Bello, quanto è bello! Azzurra! Ma ti sgonfia che... Ma che cosa fai? Sei pazzo! Posa quella candela, rimettila giù, ti scaccia! Fin da bambino mangiavo la candela! Papà! Lasciate solo! Questa qua è la mia eredità! Io sono il notaio! Il notaio con il testamento! Dov'è che lo metto? Ecco! C'è la lettura del testamento! Il testamento veridico autografo scritto e firmato dal morto quando ancora non sapeva di essere morto! Vai, camicia, prendi! Vai! Vai! Fermati lì! Io sottoscritto Fischietto Filagrille! Dico e sostengo che se avessi avuto una bella villa al mare con tanti alberi, l'avrei lasciata al mio fedele cane per le sue necessità. Ma siccome non ho nessuna villa al mare, io lascio il mio trombone al mio amico Bebè, la mia valigia vuota al mio papà, amico Bobo. Ma a me non mi hai lasciato niente! Le mie pulci che verranno! Cosa farai io, povero orfanello? Ma... Guerra di tutti! Fotografia! Fermi tutti! Di qua, di là, così! Fermi tutti! Fermi così! Uno! Due! Tre! Effetti! Beh, che succede?
succede? Ma andiamo a chiedere Magnesio. Pronto, dottor? Tutto pronto? Ma come tutto pronto? Perché non ha funzionato? C'è stava il Magnesio, cavaliere. È a posto? L'ho messo prima. Può girare, dottor, è a posto. Sì, è pronto. Fermi così, allora. Uno, due, tre, vai! Vai a riguardare Magnesio. Ma ce l'ho messo. Ma allora? L'ha bagnato. Sì, bagnato. State fermi, non muovetevi. Leva sta zampa, svegliati. Niente, dottor, l'ho trovato. Ma è ancora finito. Ma sta zitto, questo è a posto. Niente, questo è diretto. Muovi bene, dottor. I fili, guardate i fili. Buttate giù le tavole adesso. Dottor, ho visto, funziona. Giri, dottor, giri. Questo con gli sposti ci gira. Messaggio che le vuol dare con questo special televisivo? Beh, il messaggio che vorrei dare tende a creare un parallelo tra... Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliaccio, si è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché a ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia. Go back to your place! Go back to your place! In questa triste occasione dovrei fare un discorso sulla figura del trapassato.
in modo da far restare un qualche buon ricordo di lui. Amici carissimi, l'impresa è disperata. Come faccio a parlarne bene? È impossibile trovare un solo episodio in tutta la sua sgangherata esistenza. What are you trying to do? Ma in fondo are you trying to turn them against me? Oh, I say! Don't use that tone with me! You go back to your place and behave yourself! È sempre stato un buono a nulla, un pigro, ubriacone, attacca briga, scansa fatica, disonesto nel giocare, infido nell'amicizia, tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena l'ostetrica ebbe detto è un maschio. Nella sua lunga e deplorevole esistenza si è dedicato ai secchi d'acqua in faccia, uova rotta sul cranio, penne latte di sapone nella bocca. Suonava il trombone coi piedi e ballava il tango con le orecchie. Faceva ridere i bambini e piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di impartirgli una civile educazione a base di legnate sulla testa, pestate sui piedi, cazzotti sulla nuca. Ma l'augusto pagliaccio, ribelle a ogni consiglio, ha continuato la sua turpe carriera di grotesco ubriacone, seguitando imperterrito a dibattersi sotto una pioggia di uova marce e di schizzi d'acqua sporca, fino a crepare soffocato da un uovo di struzzo che è entratogli nel naso, si è bloccato nella profondità della terza carotide della quarta faringe a sinistra, provocando l'arresto dei polmoni e la fuoriuscita dell'anima dall'orecchio destro. Egli non è più, per fortuna rimango io. Piangete, fratelli, se volete, per mio conto ho già pianto fin troppo quando lo dovevo sopportare al mio fianco nella pista del circo. E così sia. Dindonda, Dandindo, e Fischietto non c'è! No! Siamo stanchi di lavorare come delle bestie! Get back to your place! Ma non so per me a lavorare in sta maniera che va porca! Ehi, maestro! Attacca! Con il carro, con i cavalli, con i rossi cavalli.
comrade, mai! Avanti, cosa c'è? Non ce la fa più! Avanti, non fermatevi, avanti, più di me, più di me! Si sente male. Fumagalli, che succede? Non ce lo faccio. Tiro quattro cannonate sulla testa! Dico uno! Dico due! Dico tre! Molto. Potete spegnere? È finito. Buonasera, dottor. Buonanotte. Buonanotte. Dottore, posso andare a casa? Sì, stai meglio adesso. Sì, sì. Lo sa, signor Fellini? Una volta facevo un numero con un mio compagno che si chiamava Frufru. Si faceva finta che lui era morto. Io entravo in pista e dicevo: dov'è Frufru?
Ma non lo sai, mi diceva il direttore, è morto? Ma come è morto, dicevo io? Mi deve restituire le 10 salsicce e la candela che ci ho prestato l'anno scorso? Ebbene, è morto, mi diceva il direttore. Dove posso trovarlo, dico io? Ma cretino, ti dico che è morto. Allora io, che non mi davo per vinto, mi mettevo a chiamarlo. Fru fru, fru fru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, dicevo io. E se è morto, come faccio a trovarlo? Uno non può mica sparire così. Da qualche parte deve stare. Fru fru! Finché mi viene un'idea. Lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me. E così comincio a chiamarlo con la tromba. Suono le prime note, sto a sentire. Niente. Riprovo. Era una canzone molto bella che faceva piangere. Faceva così.